Buongiorno e benvenuti in questa bottega, perché questa in effetti è una bottega. Non ve la faccio vedere tutta perché insomma vedreste polvere, vedreste tutte le tracce lasciate dal lavoro svolto qui dentro. Partecipo felicemente a questa iniziativa della Sergio Bonelli, che trovo lodevole. E comunque sono qui per presentarvi un video. Lo faccio subito. Buongiorno, sono qui per ricordarvi che in uscita per la Sergio Bonelli Editore il terzo volume cartonato di raccolta dei racconti di Dead Wood Dick, che sono stati pubblicati precedentemente sulla collana Audaci, sempre dalla Sergio Bonelli Editore. Gli altri due volumi hanno visto impegnati alla sceneggiatura rispettivamente Michele Masiero e Maurizio Colombo, e alle illustrazioni Corrado Mastantuono e Pasquale Frisenda. Adesso ci siamo io e Mauro Boselli ad illustrare e a raccontare questa storia intitolata Black and Jack, che vede appunto la resistenza di un pugno di cacciatori asserragliati ad Adobe Walls contro centinaia di indiani che volevano naturalmente fargli la pelle, volevano ucciderli. Non racconta solo questo, racconta di Dead Wood Dick, ovviamente, che era un nero che si muoveva tra i bianchi nell'America dei fine 800, e racconta anche di Black Jack, che era un cacciatore amico di Dead Wood Dick, ma racconta anche di una ragazza bianca che si viene a trovare insieme a questi cacciatori nel momento dell'attacco decisivo di centinaia di indiani, e della fuga insieme a Nat Love, Dead Wood Dick sarebbe, e nel territorio del Texas. Ovviamente un nero e una bianca che cavalcano insieme non potevano essere visti bene, quindi con tutte le relative conseguenze. Quindi è anche una storia d'amore, una storia d'amore che nasce tra i due. Insomma, per farla breve, vi invito caldamente a leggere questa bella riduzione di Mauro Boselli, perché è un racconto che vedi miscelate tante cose. C'è la vita, l'amore, la morte e anche l'ironia, che forse aiuta questi cacciatori a superare la paura relativa all'assedio in questo piccolo fortino arrangiato, che era quello di, che era l'insediamento di Adobe Walls. E quindi buona lettura. Sì, buona lettura a tutti e soprattutto buona salute.